cos'è la moneta? È un'unità di conto, come il metro per la lunghezza o il chilogrammo per il peso. La utilizziamo per comprare ciò di cui abbiamo bisogno. In origine la moneta non esisteva neppure e per ottenere qualcosa si praticava il baratto. Antiche popolazioni usavano scambiare le merci che producevano in abbondanza in cambio di quelle che non possedevano. Lo scambio di merci poteva a volte risultare un tantino complicato. Presto, quindi, alcuni metalli preziosi si distinsero dalle altre merci. Erano rari, poco ingombranti, divisibili e non si alteravano nel tempo, perfetti per essere scambiati. Nel VII secolo avanti Cristo, Creso, ricchissimo re della Lidia, iniziò a utilizzare pezzi di metallo con un peso stabilito. Era nata la moneta, che si diffuse di lì a poco anche tra i greci e gli altri popoli del Mediterraneo. Nel XIII secolo d.C., Marco Polo racconta che il Gran Khan faceva ricavare dalla scorza del gelso una carta pregiata e vi faceva imprimere il suo sigillo come garanzia. In questo modo otteneva una moneta di carta. Alla fine del XIV secolo, le banconote erano diffuse anche in Europa. Banconote, un nome strano che sta per note del banco ed è legato a un uso particolare dell'epoca. Quando un mercante lasciava oro e merci preziose presso la bottega di un orefice perché li custodisse, riceveva in cambio una nota, un pezzo di carta sul quale era scritto il valore dei beni depositati. Il mercante portava con sé direttamente queste note, piuttosto che i suoi averi, per evitare di essere derubato durante il viaggio. In un'altra città, un altro orefice, titolare di un banco, garantiva che dietro presentazione della nota avrebbe restituito il valore corrispondente. Ecco qua, note del banco, banconote. Come abbiamo visto, le monete e le banconote hanno alle spalle una lunga storia, che con l'arrivo del computer ha subito una formidabile accelerazione. Il denaro oggi è sempre più elettronico. Bastano una carta di credito o bancomat, un codice e, naturalmente, qualche soldo sul conto in banca.